La ricetta che ho pensato per oggi: filettini di petto di pollo con salsa ai funghi porcini e grana padano DOP 16 mesi di stagionatura. La prima preparazione sarà andare a mettere un filo d'olio, uno spicchio d'aglio in camicia, e mentre lui diventa biondo noi tagliamo i funghi in spicchi. Noi in questo caso utilizziamo dei funghi, ma potete tranquillamente usare la verdura della stagione in cui vi trovate. Con l'aglio dorato aggiungiamo i nostri funghi, aggiustiamo di sale e aggiungiamo anche un rametto di timo. Non mettetene troppi tutti in una volta in una padella, perché sennò rischiano di diventare bolliti. Devono prendere una bella botta di calore, dorarsi fuori e rimanere belli polposi all'interno. Intanto per la salsa in un pentolino portiamo del latte, dell'amido e lo facciamo arrivare vicino al bollore. Con i funghi dorati li tiriamo da parte e all'interno della stessa padella, così tiriamo su i suoi profumi, i filettini di petto di pollo. E li facciamo cuocere finché non saranno ben dorati e cotti al punto all'interno. Mentre il nostro pollo cuoce e la nostra salsa si scalda, grattugiamo il grana padano DOP 16 mesi. La scelta di questo prodotto perché? Perché mi serve un prodotto che vada a dare sapore, abbracci i profumi del fungo, ma non rischi di sovrastarli. E questo qui è un prodotto che secondo me ci sta alla perfezione. Tiriamo via dal fuoco, addizioniamo parte dei funghi, il grana padano DOP 16 mesi, un giro di pepe e con un frullatore ad immersione frulliamo tutto. Aggiungiamo al pollo, prezzemolo, i funghi di prima. Facciamo andare un attimo che tutti i profumi si conoscono e serviamo il nostro piatto. Disponiamo il petto di pollo, irroriamo con la salsina i funghi di prima e un'ultima nevicata di grana padano DOP. E questi sono i miei filettini di petto di pollo con funghi porcini e grana padano DOP 16 mesi di stagionatura.